Eccoci qua questo pomeriggio con Riccardo Mazzolo, quindi bentornati, ci ritroviamo qui in questa chiamata, videochiamata per parlare allora di una novità, se vogliamo, sul panorama startup, sul panorama innovazione. Parliamo di Createla, di Startup Studio e di Venture Builder. Allora, Riccardo, raccontaci un po' questi tre termini, ecco. Niccolò, buongiorno innanzitutto, ciao a tutti quelli che seguono i vostri canali. Inizio da che cos'è un venture builder, dall'introduzione della tematica. Possiamo partire in realtà da 1990, le aziende che avevano ricevuto fondi tramite venture capital, sommando tutto il valore di mercato, sommavano circa un centinaio di milioni. Oggi è prassi comune per i fondi investire round da 100 milioni in un'unica azienda. Negli ultimi 20 anni l'ecosistema si è molto frammentato e appunto nuove terminologie si sono prestate a riassumere la proposta di valore di modelli che in sintesi forniscono capitale e operazioni con differenti proporzioni. Alcuni esempi sono incubatore, acceleratore, bootcamp e startup campus. Troviamo tra questi anche il modello Venture Builder, conosciuto anche come Startup Studio, che nasce per servire le startup early stage. Infatti, per idee di business nate internamente o esternamente, questo modello supporta lo sviluppo tecnologico e la crescita per arrivare a raccogliere finanziamenti. L'idea di business, spesso non l'innovazione, nasce internamente. Lo scopo primario dei venture builder è infatti creare economicità mediante le exit generate dal proprio portafoglio di equity. Le sinergie e le risorse che possono essere condivise internamente costituiscono il valore più importante in assoluto. Solitamente il venture builder possiede anche un fondo interno finanziato dal proprio network di investitori con il quale investe nel proprio portafoglio, dal round pre-seed al Series A. Ecco, allora raccontaci anche quali sono i fattori di successo di questo modello. Dunque, essendo un modello che crea un team intorno ad un'idea e fornisce le risorse necessarie allo sviluppo, possiede un approccio a rischio differente dai classici metodi di investimento. Rispetto al venture capital, infatti, i venture builder cercano startup con rischi e conseguenti ritorni economici inferiori. Per questi motivi è fondamentale mantenere un elevato flusso di idee di qualità, coltivando la nascita di proprietà intellettuali per avere a disposizione sempre un eccellente tasso di innovazione. È molto importante anche essere rapidi nell'esecuzione e validazione delle idee, in modo da non disperdere energie in progetti senza futuro, chiudendoli rapidamente e rimettendo al lavoro le persone su idee. Ecco, quindi un tempo anche più breve rispetto ad esperienze magari come incubatori ed acceleratori, quindi si vuole proprio anche accelerare questo processo di raccolta delle idee e di visibilità nei confronti anche degli investitori. E qual è invece all'interno di questo racconto la storia di Createla Ventures? Beh, Createla ha una storia interessantissima dal mio punto di vista. Nasce nel 2015 per mano di un ingegnere francese emigrato nel sud-est asiatico che, dopo aver ricoperto tre differenti start-up di successo il ruolo di CTO, Chief Technology Officer, e aver conseguito un MBA con INSEAD a Singapore, ha dato vita ad un venture builder che, dal mio punto di vista, appunto, è unico. Si tratta di un modello completamente remoto, connotato da una forte vocazione valoriale che attorno alla volontà di rafforzare gli strumenti a disposizione degli startup founder ha raccolto 35 dipendenti full time da ogni parte del mondo, ha creato 30 startup principalmente tra Singapore, Parigi, Londra e New York che hanno raccolto più di 30 milioni di dollari. Mira all'Europa come terreno di crescita espandendosi anche in Italia per contribuire allo sviluppo dell'ecosistema locale mantenendo un approccio remoto e globale. Che dire, sicuramente un progetto di grande spessore, non possiamo fare altro che complimentarci e quindi complimenti davvero e grazie per essere stato disponibile quest'oggi per questa videochiamata, Riccardo. Grazie a voi Nicolò, è stato un grandissimo piacere. Grazie, a presto, ciao. Ciao.